Giusto ieri abbiamo parlato di un miracolo quasi della scienza moderna, questa videocamera super fantastica. E guarda un po' come se questo trend ormai mi avesse conquistato appieno. Oggi ho scoperto, e subito me ne devo parlare, subito è più forte di me, questa cosa che potenzialmente è una mezza svolta, ha i suoi pro e i suoi contro, già di base secondo me, perché vi anticipo che costa un po' troppo per il mio punto di vista, ma ve ne parlo dopo la sigla. Imagine if a DSLR and a smartphone had a baby. Presenting the Alice Camera by Photogram. Sì, lo so, immaginate proprio che, no? È nata questa camera che arriva alla mamma che è un iPhone e il papà che è una mirrorless. No, al contrario in realtà, dovrebbe avere il papà che è un iPhone perché suona più maschile, mirrorless mamma. Vabbè, non importa. È praticamente un ibrido. È un progetto che ancora non è su Kickstarter, sarà su Kickstarter a febbraio 2021, ma è già in beta test perché è già stato affidato ad alcuni content creator, perché sono un gruppo di content creator e engineers, video engineers. Londinesi, credo, comunque inglesi, che hanno inventato questo accrocchio. Questo accrocchio è un accrocchio più evoluto di quello che si trova, per esempio, nei siti cinesi, quelle cose dove metti le lenti, le appoggi, gli attacchi, li pinzi, li fai. Questo è un concept un po' diverso. Si tratta di una vera e propria mirrorless che non ha al di fuori del pulsante di scatto e di accensione nessun tipo di opzione fruibile se non attraverso il collegamento Wi-Fi 5G del telefonino. Il design è stato studiato in modo tale da essere il più ergonomico possibile. Ricordare proprio l'impugnatura di una mirrorless, come dimensioni verosimilmente dovrebbe essere quanto una 6500 della Sony, più o meno per renderci conto, ecco, orientativamente di come dovrebbe essere il corpo, forse un pochettino più grossa, ma comunque piccola, portatile, un po' hipster con lo stile, però un hipster tecnologico in realtà, perché è fatto in alluminio ed ha un design un pochettino industrial per come la vedo io, però ancora non è stata presentata in maniera ufficiale su Kickstarter, quindi ancora quello che si vede è soltanto un prototipo, quindi potrebbe ancora cambiare, però in realtà siamo ormai prossimi all'uscita su Kickstarter, quindi no, dovremmo esserci, dovrebbe essere orientativamente. Quindi comunque il look è un po' industrial, ha queste alette che si piegano per inserire il telefono, molto grande, quindi più o meno dovrebbe funzionare con ogni tipo di telefono e l'app dovrebbe essere supportata da Android e Apple, ovviamente. Quindi non è solo per chi ha un iPhone, ma anche per chi ha un telefono Android, quindi è abbastanza facile da utilizzare, è abbastanza completa, nel senso ancora non si sa nulla di specifico, però il CEO di questa compagnia in un video spiega che il concept dell'abbinamento telefono mirrorless sta proprio nel fatto che su schermo tramite app avremo la possibilità di gestire appieno la camera esattamente come se fosse il viewfinder della nostra fotocamera, quindi dovremmo avere accesso ad ogni possibile opzione della camera. Andiamo a vedere un pochettino più le specifiche tecniche però di questo gioiellino, perché comunque è molto interessante anche dal punto di vista della tecnica. Becera. Ha un sensore da 4 terzi Sony IMX294 da 10,7 megapixel quad bire HDR, che è accoppiato ad un chip FPGA specifico per processione di video ad alta risoluzione. Infatti è in grado di generare file video in 4K senza nessun crop fino a 30 fps e Full HD fino a 60 fps. E l'attacco a baionetta micro 4 terzi, che permette quindi di utilizzare sia appunto le ottiche native per micro 4 terzi, sia facilmente adattare per esempio lenti vintage, cosa molto interessante. Soprattutto per me che ho il format in linea vintage. Qui vi parlo dell'Helios 44 2 ed M.
la stabilizzazione c'è, ma è elettronica, ce ne faremo una ragione. Grazie al chip e all'intelligenza artificiale è in grado di autoesporre, di auto mettere a fuoco, selezionare tutte le scene migliori, insomma ha questa intelligenza artificiale che la rende assolutamente smart e adatta anche ai neofiti o comunque a chi deve vloggare e non ha tanto tempo per stare lì a badare a esposizione cose, vuole accendere la camera, prendersi il momento e ciao. Ovviamente l'autofocus c'è, ma non è specificato se è a contrasto, a fase, cioè non si sa ancora molto, lo scopriremo a febbraio quando uscirà su Kickstarter. Ha ovviamente la filtratura da un quarto di pollice sotto in modo tale da poter essere usata su un cavalletto, magari su un gorilla se si vuole vloggare, e ha ovviamente una slitta che permetterà eventualmente di attaccare il microfono, anche perché ha il jack, anche se il jack ce l'ha nella parte superiore, strana questa scelta, però potenzialmente comoda perché vicino non abbiamo cavi che girano intorno al microfono come spesso accade o si trovano davanti allo schermo, ma potrebbe essere interessante anche da usare, per come la vedo io, per vloggare e mettere il telefonino, che per carità si potrebbe mettere parzialmente fuori spostandolo sulla molla, ma ovviamente avremmo sempre una accozzaglia, insomma una cosa, no, si vede mezzo schermo. L'idea mia sarebbe di metterci un adattatore sulla slitta telefono e sopra l'adattatore metterci il microfono in modo tale da potersi vedere. Potrebbe essere interessante già così l'uso. Ha un USB-C come connessione, non è sicuro che possa essere autoalimentata, che ci sia il power delivery, ma sicuramente sarà così perché alla fine ha la batteria integrata, quindi in qualche modo deve potersi caricare. Da quello che si vede nel prototipo non c'è nessun HDMI, forse potrebbe essere integrato sull'USB-C con un adattatore, questo non lo so, non posso dirvelo, aspettiamo febbraio. Anche per quanto riguarda il salvataggio dei dati, foto e video, è affidato a microSD, anche se il CEO in un video parla di un probabile aggiornamento in cui si pensa di inserire proprio una memoria interna per rendere ancora tutto più smart. E come già detto è presente un jack da 3,5 mm per insomma il microfono, però è sopra, sul top. Vabbè, veniamo alla cosa veramente interessante, un po' come è stato per il video della videocamera smart basata su sistema Linux che fa l'8K, il RAW e quant'altro, 14 bit, gamma dinamica, insomma vi lascio qui in descrizione il video che è uscito ieri, se non lo avete ancora visto. E una... Presidente? È una camera che ha un software interno open source, cioè con la possibilità di essere sviluppato dagli utenti esperti, capaci insomma di mettere mano al linguaggio di programmazione. È un open source perché la filosofia del brand è quella di: questo video può essere sicuramente migliore del precedente, no? Cioè implementare, aumentare, crescere sempre di più. Tanto è vero che lasciano aperto appunto il software, quindi l'utente se lo può personalizzare se ne ha le capacità, esattamente come meglio crede, può implementare funzioni e quant'altro e sfruttare ancora di più tutto. Veniamo al tasto dolente, quello che mi fa un pochettino pensare che forse, ok, bellissima, fighissima idea, però un po' esagerato secondo me il prezzo. 750 pound, però ovviamente è in pound, poi vedremo se cambieranno le cose a febbraio. 750 pound per un progetto così, per una camera che comunque di fatto non sta offrendo chissà quali grandi prestazioni rispetto a camere che sul mercato si trovano anche a 300-400 euro. È sicuramente bello il fatto che ci sia questo connubio tra smartphone e camera professionale, ma comunque non lo so, mi sembra un po' costoso, un po' fuori prezzo. Era possibile fino a qualche tempo fa, ma adesso è sold out, acquistare per i primi 100 sostenitori al prezzo di 450 pound, quindi molto più onesto come prezzo, ma purtroppo è ormai ciao, è andato, sono state già acquistate le prime 100. La cosa buona è che se si fa il pre-order adesso sul sito, anticipando soltanto 50 pound, è possibile avere uno sconto di 200 pound totali e a febbraio, quando uscirà su Kickstarter, acquistarla in preordine a 550 pound invece che 750 pound, appunto.
È una roba. Lasciatemi solo qualche istante per parlarvi dello sponsor Color Like Pro, un pacchetto di 600 e più lat ad un costo veramente bassissimo che serve a ottimizzare il workflow di ogni videomaker, ottimizzando e riducendo all'osso i tempi di correzione colore. Basterà infatti utilizzare i propri file in log o eventualmente appoggiarsi al log simulator presente all'interno del pacchetto. È comunque tutto ben spiegato nei tutorial in italiano o in inglese all'interno dello stesso pacchetto. In descrizione vi lascio il link per acquistare. Bene, spero che questo video possa interessare a qualcuno. Spero, anzi, fatemi sapere se questo tipo di format in cui vi parlo di queste novità che stanno per arrivare, super smart, super fighe, super princess, vi possono interessare, perché è interessante anche per me scoprire nuovi prodotti, nuove aziende, gente giovane che ci prova, crea dei progetti interessanti. Ne è pieno internet, quindi si potrebbe fare un format caruccio, diciamo così. Vi ricordo che mi trovate anche su Facebook e su Instagram, Maurizio Albanese Filmmaker, ovviamente, e se per qualche strano, arcano, magico, incomprensibile motivo voi ancora non avete cliccato mi piace, non avete subscribe, fatelo ragazzi, fatelo, a voi non costa nulla, per me è un sostegno enorme se voi vi iscrivete al mio canale, attivate la campanella, mettete un mi piace, ma anche un non mi piace, un segno qualsiasi di interesse nei miei confronti, per me è un grande, grandissimo successo. Ricordatevelo, ditelo ad amici e parenti da tutto il globo terracchio se vi piace questo video, è importante, condividete. Bah, sapete che c'è? Io sono stanco, ho parlato, devo fare 100.000 cose, devo montare anche questo video perché devo uscire domani, quindi vado e mi faccio un caffè e poi vi monto il video, il programmino. Ciao, cipollini.